tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Arrestato dalla polizia, un anziano di 81 anni con la passione per le armi. Nell'appartamento ne aveva una ventina, alcune delle quali realizzate in proprio. Fuoco libero sulle nutrie. Il sindaco di San Giorgio di Pesaro firma un'ordinanza per l'abbattimento dell'animale. Sono un pericolo per gli argini dei laghi. Si moltiplicano le iniziative di solidarietà per le popolazioni terremotate. I ristoratori di Fano si tassano per la raccolta fondi. Accoglienza da star per un giovane fenicottero che oggi ha fatto tappa in spiaggia a Fano e le foto hanno fatto il giro dei social. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione sul canale 17 di Fano TV. Come avete sentito dal nostro sommario, in manette è finito un uomo di 81 anni che aveva la passione per le armi e in casa ne aveva una ventina, alcune delle quali le aveva realizzate lui stesso. Poi per un disguido, chiamiamolo così, ma ci racconta tra poco tutto Lino Balestra, in casa è entrata la polizia. In casa aveva un vero e proprio arsenale di armi, alcune denunciate e altre no, alcune delle quali costruite da lui stesso. Pistole, fucili con matricola a brasa, scacciacani modificate e rese quindi offensive, silenziatori e centinaia di proiettili di vario calibro. Inoltre si era costruito una vera e propria cabina prova per le armi che autocostruiva e modificava, dove testarne l'efficacia. Oggi il giudice ha convalidato l'arresto con obbligo di firma ad un 81enne di Fano residente nella zona del Vallato, in una villetta indipendente dove vive con la moglie ed una badante. Ed è stata proprio questa che ha permesso agli agenti del commissariato di Fano nella giornata di venerdì scorso di eseguire una perquisizione nell'abitazione del nonno armaiolo a seguito di una denuncia per minacce fatta dalla donna e la richiesta di aiuto al 113. Il via vai per tutto il giorno degli agenti del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, non è passata inosservata ai residenti del quartiere Vallato, che conoscono bene l'81enne. Sequestrate dagli agenti tutte le armi e le munizioni tenute in casa, anche in bella vista, ed anche per questo il nonno armaiolo dovrà rispondere di mancata detenzione. Ed è anche per questo che il nonno armaiolo dovrà rispondere di mancata detenzione. Detenzione di armi clandestine, fabbricazione ed alterazione di armi. Ora si trova agli arresti domiciliari, a disposizione degli inquirenti. Adesso parliamo invece dell'ordinanza che ha firmato il sindaco di San Giorgio di Pesaro contro le nutrie. È allarme nutrie nel comune di San Giorgio di Pesaro. È talmente allarmante la situazione che il sindaco con un'ordinanza ne ha disposto l'abbattimento selettivo con l'intervento di personale preparato e qualificato. Ma chi è la nutria? E perché questo roditore dall'aspetto buffo e tozzo desta così tanta preoccupazione al punto tale da abbatterlo? La nutria, detta anche comunemente castorino, è un mammifero roditore originario del Sud America ed è inserita nell'elenco delle 100 tra le specie invasive più dannose al mondo. Vive in acquitrini, rive dei laghi e corsi d'acqua lenti, utilizza tane di altri animali come rifugio oppure scava sistemi di cunicoli che variano da semplici tunnel a complessi di camere e passaggi che si estendono per oltre 15 metri. Ecco, è questo il punto. Scava, scava, scava talmente tanto che le sue gallerie possono essere un pericolo per la stabilità di argini, dighe, terrapieni e dossi e anche per la stabilità dei mezzi agricoli e quindi delle persone che li conducono. A San Giorgio è allarme perché negli ultimi anni il loro incremento è stato esponenziale, vista anche la loro capacità riproduttiva. Le nutrie sono un problema? Sì, perché scavano le dighe, fanno i danni insomma. E poi mi sembrava di aver capito che si riproducono anche velocemente. Oh sì, infatti. A lei le capita di averle viste? Sì, le ho viste,
ci ho fatto caso, anche per strada l'ho vista, l'ha presa sotto con le macchine. Sono grosse? Sì, sì, sono grosse, sì. Problemi a voi, oltre a scavare i buchi, che cosa vi fanno? Vi danno? Più che parte è quello, perché scavano le dighe, poi va a finire che frana il terreno, capito? E quindi anche fuori esce l'acqua, così, per quello lì. Ma è un problema di adesso o è sempre stato? Ma adesso qualche anno, un paio, due, tre anni, se no prima non si vedevano. Non si vedevano. No. Ma perché a San Giorgio sono così numerose? Chi le ha insediate? I coltivatori qualche sospetto ce l'hanno. Che le nutrie tempo fa erano cosiddette animali da pelliccia, no? I fissati hanno fatto questi allevamenti, hanno visto che non producevano più, le hanno lasciate. Le hanno lasciate così libere, vanno nei stagni e fanno i danni, scavano, fanno i buchi dappertutto. E per voi è un po' un pericolo? È pericolo perché straripano i laghi, fanno nei fossi, fanno i danni. Ma mangiano anche da me, per esempio, su, che abito vicino a San Giorgio, nella cora c'erano un sacco di rane, sono sparite le rane. La presenza così massiccia di questo mammifero e le lamentele dei cittadini residenti in prossimità dei bacini, che segnalano la loro presenza vicino alle abitazioni mettendo in pericolo anche animali domestici, ha spinto il sindaco a rimedi estremi. La legge lo permette, i proprietari terrieri che hanno il problema di essere infestati dalle nutrie possono fare richiesta e il sindaco con ordinanza può autorizzare il loro abbattimento. È la norma di legge nazionale che lo permette, se no altrimenti era impossibile fare una scelta di questo genere. E sono veramente tante e stanno creando veramente così tanti problemi, insomma, lì in quella zona. E beh, sono state l'anno scorso, quest'anno il problema delle nutrie è che dove ci sono dei piccoli laghetti, degli argini, loro scavano dei buchi e quindi provocano l'indebolimento degli argini con tutti i problemi che ne conseguono. Quindi non è una cosa fatta così in maniera, ecco, improvvisata, eccetera, ma c'è una norma a monte che lo permette, appunto perché queste specie sono specie che poi non sono neanche tipiche del nostro habitat e quindi, non essendo tipiche del nostro habitat, fanno ancora più danni. Alcuni ristoratori fanesi hanno avuto l'idea, e qui parliamo adesso del terremoto, di raccogliere fondi autotassandosi. Vediamo come. Qualche euro per, insomma, i terremotati si può raccogliere anche attraverso un'operazione che uno svolge quasi quotidianamente, quella di mangiare, di recarsi in un ristorante, di cercare di passare una serata un po' diversa. Premetto che l'idea è nata su WhatsApp, perché noi come ristoratori, bar e chi è che voglia far parte di questo gruppo ci teniamo in contatto tramite WhatsApp. Uno dei nostri, diciamo, chiamiamoli volgarmente associati, ma è Chicco della Mandria, del ristorante La Mandria, ha lanciato l'idea: tiriamo fuori qualche soldo per, diciamo, i terremotati. In questo caso noi abbiamo scelto Arquata del Tronto, ma l'intento è solo ed esclusivamente quello di cercare di sensibilizzare altri esercenti o anche cittadini e via dicendo a dare una mano a questo sindaco di Arquata con un nostro bonifico o altri bonifici che adesso continueremo a fare, perché ho avuto, oltre a questa prima parte di adesioni, altre adesioni e adesso io sto raccogliendo e rifaremo ancora dei bonifici nei confronti di queste popolazioni. Quindi esercenti, ristoratori, commercianti che vogliono comunque avere questo canale per voi siete aperti? Io ho messo il mio numero di telefono, chi ci volesse chiamare ci può chiamare. Raccogliamo e giriamo, raccogliamo e giriamo, perché hanno bisogno di qualcosa subito. Adesso guardate questa fotografia, la fotografia di un fenicottero che questa mattina è arrivato in spiaggia a Fano e naturalmente l'accoglienza per questo animale è stata da star. Ha attirato subito l'attenzione questa mattina un insolito bagnante sulla spiaggia dell'Arzilla, intento a godersi un bagno ristoratore.
E non poteva che essere così, dato che l'insolito frequentatore altri non era che uno splendido esemplare maschio di fenicottero rosa. Il manto non è ancora completamente rosa a causa della sua giovane età, ma presto lo diventerà grazie all'alimentazione che questi splendidi uccelli hanno: piccoli invertebrati ricchi di beta-carotene, il cui pigmento rosso-arancio poi si depositerà sulle piume. Il motivo di questa sua presenza stamane è da ricondurre alla stagionalità in corso per questi animali, che in questo periodo sono in pieno flusso migratorio e quindi, come di solito facciamo noi umani durante un viaggio in un autogrill, anche lui ha fatto una sosta. È un giovane di fenicottero rosa. Adesso è iniziata la migrazione, diciamo, al rovescio, quindi in primavera i migratori venivano nelle nostre zone, alcuni ripartivano, adesso i fenicotteri si stanno spostando e ci sono dei giovani che si spostano e, dato che magari non conoscono bene le rotte o i punti dove possono mangiare, a volte si fermano anche nei posti più impensati, insomma, oppure in mezzo anche alla gente. E probabilmente questo fenicottero ha fatto così, si è fermato lì vicino alla foce per riposarsi e mangiare, insomma. Che animale è il fenicottero? Che specie è? Dunque, è un chiaramente un uccello, no? Che è particolare perché vive nelle saline generalmente, e la colorazione è dovuta alle cose che mangia. Mangia dei piccoli crostacei che contengono il carotene o dei coloranti simili, e la colorazione è dovuta proprio a questo. Cioè, se un fenicottero viene alimentato con altre cose perde la colorazione rosa. In quel caso è comunque un giovane, quindi è nato quest'anno e la colorazione è marroncino. Poi col passare dei mesi la colorazione diventerà quella classica del fenicottero, bianco e rosa. Tra l'altro poi c'è stato segnalato che lo stesso fenicottero è stato visto a Baia Flaminia a Pesaro. E adesso rimaniamo sempre in aria, perché a Urbino dal 1 al 4 di settembre si svolgerà la 61esima edizione della Festa dell'Aquilone. È una manifestazione che si tiene tra la fortezza Albornoz e le colline delle Cesane. Domenica 4 settembre, nel campo di gara delle Cesane, le 10 contrade cittadine si ritroveranno per questa competizione multicolore che unisce grandi e piccini. Ogni anno l'ambitissimo riconoscimento viene assegnato alla contrada che ha l'aquilone più in alto, fra quelli più lontani. La competizione della prima domenica di settembre è il momento più spettacolare di un percorso che si sviluppa lungo alcune settimane, durante le quali ognuna delle contrade costruisce le comete, elaborata strategia di gara, e crea piacevoli momenti di aggregazione che coinvolgono tutto il quartiere. Torniamo indietro nel tempo adesso, invece parliamo dei dinosauri. Alzi la mano chi non si è appassionato ai dinosauri dopo la serie di film Jurassic Park, o chi non si sia affezionato a qualche supereroe o personaggio cult della filmografia internazionale come E.T. o i Cavalieri Jedi di Guerre Stellari. Bene, ora a Fano per i più piccoli, ma sicuramente anche per i genitori che con la scusa dei bambini possono tornare piccoli anche loro, ci sarà dal 3 all'11 di settembre Spazio Eventi, un vero contenitore politematico di 2000 metri quadri nei giardini antistanti l'aeroporto di Fano. Ci proviamo perché diciamo che per allestire tutta quell'area insomma è una bella impresa, e allora l'anno scorso abbiamo cominciato a ragionare sul come farla vivere di più. Perché ci sono gli spazi, il periodo è quello buono, chiaramente c'è una grossa incognita meteo, ma incrociamo le dita, stringiamo i denti e andiamo avanti, perché obiettivamente il periodo dice che sì, al mare ci si va, però si potrebbe anche smettere di andare perché magari è un po' troppo fresco per il mare. La scuola inizia e quindi i bambini comunque sono per la scuola, ma ancora hanno voglia di fare attività, ci sembra il periodo migliore. Quindi se quest'anno va come deve andare, proseguiamo le esperienze dell'anno prossimo, cominciamo a metterci a calendario che l'ultima settimana di settembre, la prima settimana di settembre, quella prima dell'inizio della scuola, si gioca all'aeroporto. Quindi comodamente venite giù all'aeroporto, siamo a vostra disposizione. C'è anche da mangiare,
c'è tutto. Qui andiamo a far vivere uno spazio importante come quello dell'aeroporto, che se pensiamo poi anche ai nuovi spazi che vedranno anche la nascita del nuovo parco, diventa ancora più importante perché la città rivive uno spazio come questo che è di tutti. E ci sono tante opportunità, tante offerte, si gioca, si scherza, quindi momenti ludici ma accompagnati anche da momenti di sostanza anche culturali, dal mondo dei dinosauri ma tante altre offerte. Nove giorni di manifestazioni una via l'altra, incominciando col parco dei riciclosauri e la Gymkhana organizzata dal Vespa Club di Fano, una gara vera e propria a livello internazionale, e poi gonfiabile a disposizione dei più piccoli e di una infinità di laboratori, oltre a rappresentazioni tematiche sul palco. Lotto, poi spazio ai mondi della fantasia e ai personaggi dei film, e poi gran finale con la Zombie Run Junior, dove improbabili e poco paurosi zombie inseguiranno festosi bambini. Tanti motivi per venire a trovare. Sì, come l'anno scorso abbiamo provato a fare un percorso dinosauri, quest'anno proviamo a farlo sempre dinosauri, poi ne proviamo a fare uno di mostri e uno di zombie, però sempre un percorso guidato, quindi anche vagamente culturale. Mi piacerebbe che i ragazzini cominciassero a sapere, per esempio, chi è Medusa e perché tipo un Caravaggio l'ha dipinta. E proverò a infilarci anche queste cose dentro. Questo non guasta mai, e soprattutto un'offerta che abbraccia, insomma, tutte le generazioni, grandi e piccini, senza limiti d'età. Esatto, diciamo una cosa, che io questi posti ci lavoro e quando non ci lavoro comunque li frequento. Per l'offerta che stiamo provando a mettere in piedi quest'anno, sarebbe uno di quei posti dove ci andrei se non ci lavorassi. Quest'anno lo organizzo, così fatto. E adesso una breve di sport. Il fanese Davide Alessandrini, in coppia con il bergamasco Daniele Gambarelli, si è qualificato alle finali di beach volley, finali scudetto, in programma a Catania dal 2 al 4 di settembre. Accesso riservato alle migliori 32 coppie d'Italia. È tutto, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia. Vi ricordo le segnalazioni, le vostre segnalazioni, che sono sempre per noi preziosissime. Continuate, come avete sempre fatto in questi 10 anni, a segnalarci tutto quello che accade intorno a voi. Il numero lo conoscete, 338-4968-250, anche attraverso WhatsApp. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci a domani.